Hola raga, bentornati. Mercoledì 27 aprile. Sono le 2:30. Io sto lavorando come al solito ai video. Devo sistemare il garage perché vado a Viverone a recuperare le sedie a cui manca la seduta, perché devo ripararle. Poi devo fare delle scansioni delle foto di mia sorella. Le vogliamo montare un video di lei dalla nascita fino a quando poi va a scuola, lavora, conosce Vincenzo e si sposano. Io adoro questi momenti. Fai, esporta. Bene, allora stasera avrò due video da caricare. Adesso si va di là a sistemare un po' il garage e si fa spazio per le sedie. Primo giorno di gavetta. Ma va, non si è schiantato? Siamo partiti, mica che prendo fuoco. Non in mezzo, di più. Nell'altra corsia. Top. Niente, no. Adesso poi pensavo di portarlo per il matrimonio. Poi lì ci sono dei bancali. Cos'è, tablo di mariage? Noi l'avevamo comprato per quello, per fare il tablo. Pa, ma dopo sei a casa? Sì, perché sì, posso recuperare le sedie. Hola raga, rieccoci, sono le 9:30. Stiamo andando a Viverone, recupero le sedie e poi si va in studio. Devo scansionare tutte le foto di mia sorella, sono un botto. E mentre le scansiono carico il video. Insomma, finirò a mezzanotte se va bene. Ma se va bene. E sacchetti quale preferisci? Cioè quale secondo me funziona? Perché questo secondo me è piccolo. Anche secondo me. No, questi sono per la bomboniera. Non quelli, io volevo i sacchetti del pane per fare confetti. I confetti. Ora l'idea è quella di mettere, adesso vi faccio vedere la foto, il sacchetto del pane girato così, con dentro il mezzo chilo di confetti. Ok? E lì la però secondo me si spaccano dentro. Ma perché gli stai bisogno di busta che gusto, eh? Perché tu vai là e scegli quello vabbè, che vuoi io prenderti. Va? Oi! Oh, ciao pa. Ciao. Questo non ce l'hanno perché c'ho quella che è presa molto alto. Eh sì. E dove è finirlo? Sono belle quelle lì. Eh sì, sono da falegnameria. Queste qua le ci metto, faccio il pianale. Wow. Ok, queste sono... No, quelle sono spugnose. Sono da bruciare. Boh, ma a posto. Ciao Pa, grazie. Bueno. Adesso si va in studio. Dove cazzo è la luce? No. Oh. Voilà. Fa sempre un caldo infernale qua dentro, incredibile. Bene, adesso accendiamo il computer, accendiamo internet e accendiamo lo scanner. Allora, abbiamo giusto un po' di foto da guardare. Dovrei cercare anche di non mischiarle, sono un casino. Raga, sono io ma non so dove. Continuiamo. Mia sorella è un mucchio di capelli. Ma cosa? Raga, sento che sarà una serata molto lunga. Mia sorella ha sempre avuto una passione per le moto, ma fatte così, custom. Ok, quindi questo devo scansionarlo. Io vicino alla moto di mio fratello e non so quale anno. Allora, siccome è la stampante di mia sorella, io non ho idea di come funzioni. Ok, scansione, computer, salva come JPEG. Vediamo dove me le salva. Come si usa Windows? Non mi ricordo più. Ah, eccole qua. Scansioni, danni. Buon video caricati. Ok, magico. Raga, all'alba delle. Io direi che per oggi la finiamo qua. Vado a casa e dormo. Buonanotte. Raga, buongiornissimo, sono le 6:12
e siamo sopra Zimone perché mi sono svegliato a caso questa mattina e voglio provare a vedere se riesco a fare sta foto all'alba, anche se mi sa che anche oggi è una porcheria. Che palle. Buongiornissimo. Hola raga, piccolo salto temporale. Sono le 2, tra poco inizio a sistemare le sedie. Intanto le sta lavando mia madre. Sì, l'ha fatto un falegname, non sono industriali. Bellissimo. Allora fai te, io finisco di là. Allora, qua iniziano i problemi. Questo legno qua a me sembra del banalissimo pino. È pino questo qua, raga, me lo confermate? A me sembra pino. Quindi io farei quella che è la più semplice. Dai, vabbè, fatemi trafficare. Ci riaggiorniamo dopo. Bene raga, ho passato il resto della giornata a editare video e niente, adesso provo ad dormire perché cioè raga è mezzanotte meno 10, sono abbastanza cotto. Quindi a domani. Raga, buonanotte. Buongiornissimo raga, oggi è lunedì 2 maggio e sono le 10:10. Ho anche già girato la pagina del mio calendario, foto di Firenze. Vabbè, non volevi neanche risponderle. Io comunque sto zoomando indietro. Ma io stavo per dirtelo. Allora, parliamo di cose serie. Partiamo dal principio, ovvero il nostro volo. Arriveremo a Brisbane alle 16:20. Il problema è che da Brisbane a Byron Bay ci sono circa 3 ore. Quindi secondo me il primo giorno noi arriviamo e stiamo tipo 1 o 2 giorni a Brisbane. Poi prendiamo sti cazzo di pullman e andiamo giù a Byron Bay. Lì Paul ha detto che già che ci ospita lui. Poi Hardy è partito per andare a fare le farm. Beh, e lui è qua. È andato lassù. Quindi secondo me la prima farm, se è valida, possiamo andare qua. Ma prima di quello, ma cazzo ci arriviamo là? Esatto. È qua che ti volevo. Dopo un po' mi ha scritto Paul e mi fa: ma volete la mia macchina? Ma con questo oggi la preghiamo che arriviamo. Allora, aspetta, senti il mio piano. Prendiamo quella cazzo di macchina, andiamo qua, viviamo dentro quella macchina e poi ce la rivendiamo. E con calma ci prendiamo poi il van. In una settimana siamo operativi, siamo nelle farm a lavorare col nostro mezzo e potenzialmente dormire lì. Risponde: cosa fai nella nostra futura auto? Bene, Polo. Bene, dai. Dai, ok. Ciao, ciao. Grande Polo. Oh, zii, buonanotte. Vabbè, comunque si finisce questa settimana che non so da quanto che sto filmando. Quindi ci riaggiorniamo alla prossima. Bella, raga. Bella, radar. Hola raga, buongiorno. Oggi è sabato 7 maggio. Maggio è un casino. Ok, tra poche ore passerà a prendermi mia sorella perché dobbiamo andare a fare un lavoro stasera in un castello, dovrò fare dei video. Poi ho già settato la mia Sony col microfono, bla bla bla. Adesso vado a farmi una doccia e mi preparo. Voilà, bello come una rosa morta. Scusami. Voilà, fine. Mezzanotte e mezza. Sono andata. Bene, te?
Sì, bene, easy. Sì, sì, easy. Molto easy. No, no. Sì, non ti scappottare. È l'una meno un quarto. Non dormi domani sera. Sì. Ah, sicuro. Boh, ciao, ma buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Raga, buonanotte. Hola raga, buongiorno. Oggi è lunedì 9 maggio, 10:56. Sono al computer come al solito. Oggi è lunedì, quindi stavo sistemando le cose per i Patreon. Salute, grazie. Oddio. Oggi devo fare un po' di roba, devo continuare a lavorare al video. Oggi c'è il sole, quindi dovrò tagliare l'erba perché è altissima. In più adesso mi hanno appena scritto dei ragazzi che mi seguono su Instagram e mi hanno detto di passare a Gradisca di Sonzio. Dov'è? Figata! Ma è vicino Trieste! Allora, dovete sapere, raga, che io ho una cosa chiamata mappa ospitalità. Quindi, una mappa dell'Italia in cui sono segnati i punti che mi lasciate. Se voi mi scrivete, Omar, se passi di qua, scrivimi, passa a trovarmi. Se io passo di lì, io veramente mi scrivo. Quindi, siate consapevoli del fatto che io sono uno scroccone maledetto. Dov'è? Ma l'hai attaccata la prolunga? Ce n'era anche un'altra di prolunga. Boh, un passo poi domani con la scopa metallica. Boh, ma a posto. Raga, sono le 3:30, 3:27. Io sto sistemando il video dell'altro giorno quando eravamo a Pavone. Violinista grande, mi hai. Adesso ci lavoro ancora un paio d'ore. Poi verso le 6:30 esco con mia mamma e mia sorella, che andiamo a fare delle foto in un campo di papaveri. C'ho ancora tutta l'erba tagliata in giro per la stanza. La sto seminando ovunque, guardate lì. Ci vediamo dopo, raga. Madonna, fa ancora caldissimo. Voilà, arrivati al campo di papaveri. Ma il lastro vecchio dove ce l'avevi? Ma l'ho cercato, non l'ho mica trovato. Spannella un po' di più se puoi, Dani. Ok, ecco. Ok, sistemati i capelli con l'altra mano, però incrociata così. Ma chi se ne fotte, Marla? No, e poi schiacci questo tasto, non è bene, dai. Che belle che sono. Se venivamo qualche giorno fa, queste erano ancora più belle. Che facciamo? Andiamo. Quante bottiglie mi hai dato? 5 centesimi ogni bottiglia. Ah, ok, sì. Ah, andiamo a caricare un po' l'acqua. No, no, fermi lì. Voilà. Adesso andiamo nel campo qua dietro a far fare un giro a Greta Nocciola. Io intanto carico il video. Mamma mia, che bella luce! Ah, io adoro la visuale da qua di Azeglio. Hotspot col telefono e si carica il video. Ok, bueno. Scendiamo, stupide. Giù. Nocciola, vieni qua. Che cazzo vai? Nocciola! Venite. Che bello, suona dei grilli, raga, io lo adoro. Tra 20 giorni saremo su uno di quegli affari diretti dall'altra parte del mondo. Ok, video caricato. Io penso che in realtà per oggi possiamo finirla qua, raga. Bella, a domani.